Nono giorno della novena Santa Rita d'Acacia. Rinascita nel Signore. Santa Rita, splendida rosa di santità, oggi nel nono e ultimo giorno di questa novena, ci avviciniamo a te con cuori pieni di gratitudine e speranza. Ti lodiamo, o Santa Rita, per il tuo spirito inarrestabile, la tua pazienza e la tua devozione che non si è mai scalfita. Hai attraversato le tempeste della vita con un cuore pieno di fede, lasciando un esempio duraturo di amore cristiano e di sacrificio. Nel tuo dolore e nelle tue prove hai trovato la forza nella croce di Cristo. Hai conosciuto la sofferenza e il lutto, ma non hai mai smesso di affidarti a Dio. Hai dimostrato che anche nel cuore del dolore più profondo, Dio è con noi. Tu sei il nostro faro di speranza nei momenti di disperazione. Oh Santa Rita, sei stata chiamata l'avvocata dei casi disperati e oggi noi ci affidiamo a te. Abbiamo bisogno della tua intercessione, della tua guida e del tuo amore. Ti preghiamo di portare le nostre suppliche al trono del Signore, di chiedere per noi, in modo che possiamo ricevere le grazie che ci servono. Con l'umiltà che ti è propria, Santa Rita, ti chiediamo di intercedere per noi. Sappiamo che come hai condiviso nella sofferenza di Cristo, così ora condividi nella sua gloria. Siamo sicuri che il tuo amore per noi, unito al tuo amore per Dio, farà sì che le nostre preghiere siano ascoltate. Sappiamo che la strada davanti a noi può essere difficile. Sappiamo che ci saranno prove e tribolazioni, ma sappiamo anche che con la tua intercessione e con la grazia di Dio possiamo affrontare ogni sfida con coraggio e fede. Oh Santa Rita, al termine di questa novena ci impegniamo a seguire il tuo esempio. Ti preghiamo di aiutarci a portare le nostre croci con coraggio, a vivere con amore e a riflettere la luce di Cristo nel mondo. Vogliamo camminare nella tua via di santità, imparando da te l'umiltà, la pazienza e la carità. In questa giornata finale della novena, ti preghiamo, Santa Rita, di intercedere per noi. Preghiera per noi che come te possiamo vedere oltre le nostre sofferenze, trovando nel nostro dolore un legame più profondo con Cristo. Aiutaci a vedere le nostre prove non come ostacoli, ma come opportunità per crescere nella fede e nell'amore. Santa Rita, mentre terminiamo questa novena, sappiamo che il tuo amore e la tua intercessione continueranno a sostenerci. Con rinnovata fede e speranza, ti preghiamo di continuare a intercedere per noi, portando le nostre preghiere al Signore. Santa Rita, prega per noi, affinché possiamo vivere come hai vissuto tu, nella piena fiducia nell'amore di Dio, affinché possiamo condividere la nostra gioia e il nostro dolore con Cristo, cercando sempre di seguirlo nel nostro cammino. Prega per noi, affinché possiamo abbracciare le nostre croci con coraggio, fedeli alla speranza della risurrezione. Oh Santa Rita, al termine di questa novena, ti ringraziamo per la tua intercessione e la tua guida. Ti ringraziamo per il tuo amore incondizionato
e per il tuo esempio di fede e di carità. Mentre guardiamo avanti, cerchiamo di imitare il tuo amore per Dio e per il prossimo, di portare le nostre croci con gioia e di camminare con coraggio sulla via della santità. Chiediamo il tuo aiuto, Santa Rita, nel portare avanti la missione di Cristo nel mondo, nel testimoniare il suo amore e la sua misericordia. Ti chiediamo di intercedere per noi, di chiedere per noi le grazie di cui abbiamo bisogno e di guidarci verso una fede sempre più profonda e un amore sempre più grande. Santa Rita d'Acascia, tu che sei la patrona dei casi disperati e impossibili, continueremo a cercare il tuo aiuto nelle nostre necessità e a lodarti per la tua santa intercessione. Continua a guidarci, proteggerci e a pregare per noi, affinché possiamo essere sempre più vicini a Dio e più profondamente uniti a Lui nel nostro cammino di fede. Santa Rita, prega per noi. Amen.